venuto da Bruno Pizzola per questa partita importantissima, una vera e propria semifinale mondiale tra l'Olanda e i campioni del mondo in carica del Brasile. Chi vincerà tra queste due formazioni affronterà la vincente di Italia e Germania Ovest nel gruppo 2 per la finalissima della Coppa del Mondo virtuale del 1974. Ripetiamo, una vera e propria semifinale di questo girone. Ecco i campioni del mondo all'attacco con le linee della cross verso Paolo Cesar. Che ha disputato un ottimo campionato del mondo, che ha visto in Europa il suo capitano, uno degli interpreti migliori di questo calcio totale proposto dalla banda di Rinus Michel. Attenzione, Brasile che sta giocando bene, il tiro di Leviglia alla seconda parata di Youngblood. Di questo primo tempo olandesi che stanno subendo il Brasile per il momento, vedremo se i brasiliani sapranno tenere alto per tutti i 90 minuti in linea. Il tiro di linea, la palla che termina fuori. Attimo il Brasile in questa direzione. Stanno giocando da campioni del mondo. Ripetiamo, sarà importante capire se il Brasile sarà in grado di sostenere tutti i 90 minuti
in che modo le due formazioni tenteranno di arrivare al successo. Brasile per il momento sembra più aggressiva, più agguerrita, mentre l'Olanda pare sorniona, però ha anche dimostrato attenzione. C'è Valdomiro al limite, Valdomiro cerca lo spazio per il tiro alla parata di Youngblood. Brasile, ripeto, che sta giocando un'ottima partita. Surbier. L'Olanda però ha mezzi incredibili, la velocità di disposizione. Però pare molto impacciata nel corso di questo primo tempo. Paolo Cesar, tocca sotto per Leivinha, il controllo di Arianna, ancora Leivinha, il passaggio per Valdomiro, Valdomiro cerca lo spazio, il tiro e poi la parata di Olanda in difficoltà, è la prima volta che accade in questo mondiale, non c'era mai di vederla così in difficoltà. Il lancio di finisce tra le braccia di Leao. Grande il mondiale del portiere brasiliano, parati incredibili. Paolo Cesar la meglio sul suo. Up.
sinistra, invece preferito imbottigliarsi. E quindi l'Olanda è riuscita a ripartire e ha rischiato di far male al Brasile. Il Brasile, ma non è pugilato
Brasile, Olanda, partiti Gelsinia. Dirceo. Marinho. Colpe da
primo tempo. Hola.
Portato a due sottobottiglie.
italiano di calcio 74-75, quello virtuale, visto che l'Italia è arrivata alla seconda fase di questo campionato del mondo, dove nella realtà terminò la prima fase, poi fu spedita a casa dopo l'infausta partita contro la Polonia. Attenzione, intanto Paolo Cesar prova a metterla dentro, non arriva nessuno. Dicevamo, come c'era il campionato virtuale 74-75, verranno riaperte le frontiere e ogni squadra potrà ingaggiare un campione straniero. Prova a metterla e fermata in calcio d'angolo. La battuta Nesca. Palla dentro che prova a girarla, no, scusate, Ivan De Kerkhoff, il gemello di René, ha provato a girarla in porta e palla che termina fuori. Ormai all'84esimo, Olanda 2, Brasile 0. Brasile che ha disputato una buona partita, Brasile che comunque lontano parente di quei campioni.
della situazione, ma ripetiamo il punto debole di questo Brasile, senza ombra di dubbio, è stata la difesa, che ha perso punti di riferimento importanti come Carlos Alberto, ad esempio, calcio d'angolo, intanto palla dentro, gira di testa, molto bene, vediamo un po', fuori calcio d'angolo, palla verso Johnny Depp, realizzare il punto della bandiera. Paolo Cesar, prova a metterla per Livigna, alla meglio della difesa olandese. Linea allo sto